Per la Salpa Rolli di Roseto vogliamo una verifica puntuale dell'applicazione dell'accordo sottoscritto nel 2018 in merito al mantenimento dei livelli occupazionali e la richiesta avanzata dal sindacato FLAI CGIL provinciale e regionale intervenuto dopo le segnalazioni fatte dai lavoratori, in particolare stagionali. Le performance dell'industria alimentare, del settore agroalimentare, sono state ottime negli ultimi anni, tutti gli indicatori lo dicono e in particolare, è stato strabiliante il risultato se si considerano le difficoltà legate alla pandemia, legate all'aumento dei costi di energia, materie prime, trasporti e quant'altro. È proprio per questo motivo che in moltissime aziende si è scelto di premiare l'impegno dei lavoratori. Ecco, in Salpa il momento del premio, l'impegno dei lavoratori non sembra arrivare mai. Abbiamo chiesto più volte nel corso degli ultimi anni di rivedere in senso migliorativo l'accordo del 2018. A preoccupare il sindacato non sono solo i numeri, ma anche il contratto integrativo aziendale che Salpa si era impegnata a sottoscrivere con la RSU e le organizzazioni sindacali, accordo mai stipulato. Che andasse a sostenere la retribuzione dei lavoratori, prevedendo forme di stabilizzazione e di avvio alla buona occupazione che in qualche modo dessero tutela ai lavoratori stagionali, in particolare a quelli stagionali che assunti tra il 2015 e il 2017, considerati cosiddetti new, non hanno nemmeno la garanzia di 8 mesi di lavoro all'anno. Oggi quindi siamo a dover constatare che di quell'accordo del 2018 non rimangono che le buone intenzioni, perché l'applicazione è decisamente deficitaria. È per questo che chiediamo a quegli attori istituzionali che all'epoca si fecero garanti di un patto tra azienda, lavoratori e territorio di fare insieme a noi una verifica puntuale dell'applicazione di quell'accordo e di provare insieme a noi a individuare delle soluzioni che diano risposta alle preoccupazioni di lavoratori e lavoratrici. E proprio per fare il punto, l'assessore regionale al lavoro, Pietro Quaresimale, ha convocato per venerdì 4 agosto alle ore 11:30 un incontro con tutte le parti chiamate in causa.